Il primo ospite di questa sera ha cambiato nome, ma ha cambiato anche tantissimi lavori. È passato dalla toga alla TV. Se io vi dicessi che è qui con me Eugenio Ghiozzi, voi mi direste, ma chi è? E invece lo conoscete benissimo, Gene Gnocchi. Come stai? Bene. Ciao. Ma la genesi di questo cambio di nome me lo sono sempre chiesto, perché Gene Gnocchi? Beh, perché se non è il nome d'arte, come te credo che Nunzia di Girolamo sia il nome d'arte. No, è il mio nome. Ah, il nome sì, veramente. Proprio Nunzia, neanche Nunziatina, Nunzia. Perché ci voleva un nome d'arte, facevamo del rock con mio fratello Charlie Gnocchi, ci siamo chiamati così e poi non abbiamo più deciso di cambiare. L'avete lasciato. Senti, hai fatto il musicista, hai fatto il calciatore, quasi Serie A, televisione, comico, attore, avvocato, però mi hai detto che sei pigro, non è che hai sbagliato aggettivo? No, guarda, la mia filosofia di vita è questa, è meglio fare 10 cose male piuttosto che una bene, quindi io ho cercato di fare tutto quello che potevo fare malamente, però per assaporare tutte le caratteristiche di ogni dello scibile umano. E quindi sono pigrissimo, rimango pigro lo stesso. Ah, rimani un pigro? Certo, assolutamente. Ma quando eri un bambino pigro che voleva fare cosa? Calciatore. Quindi assolutamente volevo calciatore. Volevo fare calciatore, sì. No, rimango pigro perché la pigrizia mi contraddistingue, però sono un pigro atipico, nel senso che io prendo le cose da fare, però le procrastino fino all'ultimo secondo che le devo fare, cioè non mi ci metto. C'era un grande pittore, credo cinese o giapponese, al quale il re commissionò un dipinto, no? Lui dice, io ho bisogno di 10 anni per questo dipinto. Il re mandava i suoi scagnozzi ogni 3-4 anni a vedere a che punto era, e lui non aveva fatto niente. All'ultimo secondo arrivarono, lui fece questo dipinto in un secondo, meraviglioso. Ecco, io sono un po'... Ah, ma quindi è una pigrizia mentale. Una pigrizia mentale, sì. Perché poi mentale. Quando devi poi fare le cose le fai, le veloce. Faccio, le faccio, però alla fine. Alla fine. Sì. A proposito di fine, però, non mi pare che in amore tu sia stato molto pigro. Hai 2 matrimoni, 5 figli, un nipotino appena nato. In amore ti sei detto poco pigro. C'è di più. Nel senso che io questa caratteristica l'ho resa lavorativa, perché io adesso faccio il toy boy, quindi, quindi ho un tariffario. Non ridere, perché mi ridi in faccia, cosa vuol dire? Non posso fare il toy boy io? No, no. Cioè, no, dimmi, non posso fare il toy boy, no, dillo, ma hai riso in faccia in un modo indecente. No, la tua risata, come dire, tu non puoi fare il toy boy, cosa non no, ho detto? No, puoi fare il toy boy, allora, però la donna deve avere 90 anni. Perché perché la donna deve avere 90 anni? Cosa ne sai tu? Fai il toy cosa boy ne, mio. Cosa ne sai tu? Cosa vabbè, ne ti sai posso tu? Provare come toy boy? No, vabbè, ma è un modo di accogliere l'ospite malamente, scusa. Ti ci vedo toy boy, però sai, vedi che pian piano ripensandoci vedi? Voglio essere accogliente e ti vedo toy boy. Vuoi che ti lasci il tariffario con le prestazioni? Lascia. Vabbè. Non si sa mai, qui ci sono parecchie donne. Va bene. Senti, ma le donne, un pigro, come le conquista? Ma noi, allora ti dico subito, chi fa questo lavoro, cioè fa il comico così, ha molte frecce al proprio arco, perché alla donna piace molto ridere, quindi quando la donna l'hai fatta divertire, insomma, è già un bel... Quindi sei a cena, hai parecchi argomenti, se la fai divertire è un bel inizio. Poi, chiaro, poi subentrano altri fattori. Quale? Tipo altri fattori, chiaramente. Devi essere gentile, onesto... disposto a conoscere i suoi, tante cose, insomma. Intelligente no? Intelligente fa parte del prima, perché se l'hai fatta ridere significa che sei stato mediamente intelligente. Cioè. L'altro aggettivo che mi hai detto è che sei una persona paziente. Cosa ti fa perdere la pazienza? Beh, già questa conversazione rischiava sul toy boy. Di farmela perdere. No, non mi fa perdere la pazienza, no, sono paziente proprio perché cerco di, quando le cose potrebbero andare in un altro verso e quindi la pazienza potrebbe finire, ho quello scattino in più che mi fa dire aspetta un attimo, pensiamoci 5 minuti prima di dire una cosa che poi ci pentiremmo di aver detto, ecco.
Però sei anche un curioso, il che mi fa pensare che per la tua professione sia fondamentale. Ma io sono venuto qui proprio perché tu sei passata dalla politica allo star system. Io adesso sto passando dallo star system alla politica perché ho visto che c'era il posto libero lasciato da te, ho detto perché non mi ci butto anch'io. Quindi ho lasciato momentaneamente, ho fondato questo movimento politico che si chiama Il Nulla e giro per far conoscere questo movimento perché secondo me è la salvezza per gli italiani. Gli italiani più del 60% non va alle urne, quindi col mio movimento tutti torneranno alle urne. Ma si chiama il tuo movimento? Il Nulla. Il Nulla. Ci sarebbe da aprire una discussione. Noi abbiamo degli slogan, saremo un governo ladro anche quando non piove, basta truffe agli anziani, truffe a tutti, quindi noi abbiamo tutta una... No, siamo organizzati come partito... Ti posso dire che sarebbe perfetto. No, è perfetto. No, perché tu non ti aspetti nulla, il nulla. Così non deludi. No, quanti iscritti hai? L'abbiamo nello slogan, non manterremo le promesse, ma noi almeno ve lo diciamo prima. Questo è il motto. Senti, ma mi dai la tessera? Ma certo, l'ho portata la tessera, però devi venire a fare le convention. Certo, in piazza. In piazza, no, poi facciamo... Abbiamo una specie... Allora, noi volevamo partire come la Leopolda di Renzi, no? Che è una vecchia stazione ferroviaria. Sì, noi certo. Avevamo pensato alla Bernarda, che è una vecchia casa chiusa, no? Soltanto che quando siamo arrivati lì l'avevano riaperta. E quindi, no, divertiti ci siamo divertiti, non c'è però dubbio. Abbiamo dovuto cambiare location. Però adesso giriamo tutta Italia. A parte farmi ridere, vedi, già mi hai conquistata all'80%. Sì. Le donne della tua vita. Allora, la donna della mia vita, la donna... Mia nonna è stata la donna della mia vita perché, no, ovviamente io ho avuto dei genitori fantastici, meravigliosi, però mia nonna, siccome io sono il primo di sei fratelli e non, i miei erano, non c'era, la, no, non, era, non erano ricchissimi, allora io quando nascevano gli altri io stavo con mia nonna, stavo a casa di mia nonna che mi ha praticamente accudito. È una donna meravigliosa. Ma che bello questo ricordo della nonna. Meraviglioso, una donna meravigliosa. È una figura fondamentale nella vita. Sì, perché è una figura buona e intelligente. Una che, per dire, quando io giocavo a calcio, io ho giocato a calcio un po' di tempo, no? Era una che, cioè, per me dava tutto. Andava in cantina, mi prendeva le scarpette, mi diceva guarda Eugenio, guarda che oggi piove, io metterei i tacchetti diversi, mi cambiava i tacchetti delle scarpette. Ma pazzesco. Era ma una pazzesco. Nonna ma pazzesco. Specialissima. Pazzesco. Torno da te e fondamentalmente sarà impossibile, no? Allora, approfitto di avere tre maschi così diversi per parlare di un sentimento, che non so se appartenga all'uomo o alla donna, questo me lo direte voi, che è il senso di colpa. E io vorrei partire da te, Gene, questa volta. Cioè, io vorrei capire se il senso di colpa alla fine è un qualcosa che un sentimento che viene fuori dall'aver fatto qualcosa a qualcuno e quindi si ha il senso di colpa, o è intimamente uno stato d'animo che noi ci portiamo dietro per educazione, per cultura, perché magari appunto siamo in un paese cattolico. Secondo te? Ma guarda, io hai fatto bene a farmi questa domanda perché rilancerei, nel senso che il senso di colpa nell'epoca del politicamente corretto è diventato veramente, si è molto acuito, cioè si è molto, cioè una volta facevi una battuta tranquilla senza problemi, adesso col politicamente corretto tu ti senti continuamente in colpa perché dici non offenderò qualcuno, farò... Io di recente ho visto lo spettacolo di Ricky Gervais dove proprio lui dedica mezz'ora a quel politicamente corretto. Ti faccio degli esempi. Io prima nel mio spettacolo dicevo che ero stato personal trainer di Brunetta, no? E lì avevo sbagliato io perché gli avevo fatto fare troppa pressa, no? Troppa pressa. E dicevo anche che Brunetta tutti i giorni alle 9 cascasse il mondo fa bungee jumping, cioè si lancia dal tavolo della cucina, no? Ecco, allora questo, cioè, ad un certo punto poi questa cosa qua è diventata, cioè mi sono sentito come frenato perché il politicamente corretto, cioè io scrivo sulla Gazzetta dello Sport, sì, rompi, è sempre scritto satira, il rompipallone, no? Lo faccio da 15 anni, sì. Ma una volta se tu dicevi
la Juventus ha giocato peggio del cani cattivi, nessuno se ne frega, cioè nessuno diceva niente. Adesso se dici la Juventus ha giocato peggio del cani cattivi, ti chiama il sindaco di cani cattivi, dice si arrabbia. Che cavolo stai dicendo? Ma il cani cattivi è fortissimo, sei un cretino. L'altro giorno, guarda, mi è successa questa cosa qua, stavo, avevo perso il gatto, no? Eh? Stavo cercando il gatto tra le macchine, fischiettando, sai come si sì, cerca il gatto, certo. No? È passata una ragazza, mi ha detto, mi stai facendo catcalling. Si è creato una specie di capannello di gente, volevano linciarmi. Fortunatamente è arrivato il gatto che ha spiegato tutto, perché se no, ma veramente, cioè adesso non puoi più dire no, niente. No, non puoi più dire niente. Non puoi più dire niente. Quindi il senso di colpa, per dire, ti senti quasi continuamente in colpa per una battuta, o comunque fai una battuta se effettivamente puoi escludere il senso di colpa. Sì. Fabio, praticamente...